Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Il mio gameplay walkthrough registrato in 4K e 60 fps, tutto ad ultra con ray tracing pompato al massimo, che in questa zona soffre parecchio, tra l'altro, o meglio fa soffrire parecchio il mio PC, del gioco dei Guardiani della Galassia. Nella scorsa parte saremmo dovuti entrare lì per parlare con Cosmo. Siamo a Nowhere e ci siamo momentaneamente separati dagli altri guardiani, ma quelle brutte persone lì davanti, quei brutti alieni lì davanti, ci hanno detto vaffanculo, vai nel vicolo. E noi andremo nel vicolo. Vai. Continuiamo questo videogioco. Serbatoio di purificazione dell'acqua. Qui cosa c'è? Posso entrare? No, muro invisibile. Ok. Evidentemente non si può entrare di qua nemmeno. Ah, c'è un materialino nascosto da qualche parte. Eccolo. Non tanto nascosto, però. Questo dovrebbe essere 120, vero? Sì. Si può capire la quantità dei materiali che si raccolgono dall'effettiva quantità di materiali che c'è giù a terra. Allora, qui c'è un cosino che svolazza, un po' svolazzante, una pizza più o meno, sì, una sorta di focaccia. Andiamo avanti. Siamo proprio nei bassi fondi di Nowhere. Finché mi continuano a regalare componenti, a me va bene. Continuiamo. Vai, 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 andiamo, non perdiamoci troppo in chiacchiere. Oddio. Oddio. Posso sparargli? No, evidentemente no. Vai, continuiamo. Ci sei? Ok. Cosmo? Certo, tutto normale. Cosmo è di sicuro in questo labirinto di roba cerebrale putrefatta. Ecco, noi sappiamo che questa roba vale tantissimo, tra l'altro. E noi possiamo accedervi in questo modo. Non si può saltare, si può solo camminare. Ok. Cammineremo allora. Possiamo attivare però il nostro visore. Ok, devo solo trovare Cosmo. Poi posso pensare agli altri, se riesco a trovarli. Ok. Lo seguiamo. Imita Drax, imita Gamora. Imitiamo Drax. Sei spaventato, Peter Quill? Sono un gigante quasi invincibile, non temo niente. Tu invece perirai in questo labirinto. Beh, giustamente. Andiamo a sinistra. Oddio. Cosmo? Sei tu? È Cosmo, vieni fuori, non fare il Io odio i coglione. Posso labirinti, passare qui dentro? soprattutto se fatti di cervelli. Ok, fai un respiro. Un respiro profondo. Proseguiamo. Beh, le strade si sarebbero ricongiunte qui. Sì, evidentemente sì. Diamo un'occhiata se qui ci siamo magari persi qualcosa, ma non credo. Non credo proprio. Anche perché abbiamo questa visuale molto vicina. Mi sa che qua è solo praticamente un walking simulator. Cioè, cammina e basta. Imitiamo. Vabbè, imitiamo Groot, sarebbe un io sono Groot. Facciamoglielo fare, Io dai. sono Groot. Smettila di trattarlo bene. Ah, ha imitato anche Grazie, Rocket. gli farò venire un infarto. Ok. Ah, materiali, nascosti. Eccoli lì. Appena fuori dal labirinto, a destra. Possiamo ricominciare a correre? Signor Cosmo? Non è che qua ci sono magari anche dei collezionabili veri e propri? Tipo in questa fessura? Si può passare? No, non si può passare. Niente? Nient'altro? Davvero? Evidentemente no. Peccato che non si possa andare un po' più veloce qui. Non mi piacciono particolarmente le zone dei videogiochi in cui si è forzato a camminare piano. Tra l'altro, soprattutto qui per nessun motivo, perché non c'è una particolare, una scena particolare o degli eventi particolari che ti impongono di camminare piano per vederli. Scansioniamo sta roba, va. Processore Ilba. Trasforma la materia pietrificata in tubi solidi malleabili. Ok. Malleabiliamolo tutto. Proseguiamo qui dentro. Spero che. Questa sta di arena, eh. Sta di arena per un combattimento. Si può bucca? Appunto.
due di questi bestioni, eh. Abbiamo qui. Attento, Star-Lord. E che ci fa un piccolo lurido terrestre da queste parti, Rosson? Si nasconde, ecco cosa, Garek. Già, sempre a nascondersi stanno. Lo sanno tutti che i terrestri sono mingarlini. E molto saporiti. Se ti piacciono, io lo assaggerei. Ma c'è la taglia. Ehi, hey, ragazzi, non è che sapete indicarmi l'ufficio di Cosmo, per caso? Ho la netta sensazione che stiate cercando qualcuno di origine terrestre. Vi capisco, davvero. Noi terrestri siamo tutti uguali. Non come voi altri, che siete decisamente diversi. Vai al punto, terrestre. Il punto è che io posso aiutarvi a trovare la persona che cercate. È vero, sembrano tutti uguali. Solo che questo ha una parola sulla schiena. Come dice la taglia. Cos'è che hai scritto lì dietro? Io amo Nowhere. O forse c'è Star-Lord. Cambia poco. Adesso! Ok, fratelli di sangue, boss fight. Ci pagano per menare un terrestre con delle parole sulla giacca. Un sacco di persone hanno la giacca. Sì. Scansioniamoli. Quindi muori. Scansioniamoli, assolutamente. Allora, Rosson, separare dal fratello per eliminare l'armatura. Approfittarne per infliggere danni possibili. Danni più danni possibili. Testa calda può essere provocato per scatenare una carica. Ok. Sì, però io avrei evitato il colpo qui, Vorrei scansionare anche l'altro. Non solo Rosson, Garenk. Sono uguali? Io vi do il doppio. Non si scherza con Lady L. Il triplo, la triplico. Se la fa sotto, Rosso. E come faccio a separarli? Aiuterebbe se dicessi che mi dispiace. Vieni, la nostra taglia ti aspetta. Dai. Dai, che ti avevo quasi separato dal fratello, mostro. Ci conosciamo? Quel lavoro su Contraxia, forse. Sì, la ragione, sei un... Ma, cioè, non abbiamo modo di separarle, no? Ora ti spezziamo. Ok. Sì, time out. Ah, era scriptato, ok. Cioè, non ero io che non ci riuscivo. Mi sembra chiaramente uno scontro alla pari. Credici, siamo totalmente invincibili. Oh beh, allora... Merda. Però siamo tutti professionisti, no? Forse possiamo trovare un accordo. Ok. Preparati prima di attaccare, Peter! Tienili occupati, Peter! L'importante è che non vi schiaccino! Occhio, Peter! Tempismo perfetto! Spero che lo sia anche il tuo! Continua a sparare! Dai, separatevi, mostri. Olè, bravo. L'ha colpito almeno? Cosa stanno facendo? Vai. No! L'ho mancato. Oh, bella, lì è arrivato anche Drax. Ah, l'armatura lo protegge anche sulla testa, anche se non... Anche se non c'è lì l'armatura.
Vieni con me, brutto ceffo. Cos'è successo? Ah, le abbiamo sconfitte, ok. Peter! Cosa sta succedendo? Ipnotizzati? Vai, dobbiamo arrivare alle pistole, dobbiamo arrivare alle pistole. Vai! Prendila, niente, morto. Allora? E dai, sarà pazzesco. Arrivano gli zombie spaziali e dei ragazzi devono sconfiggerli. Altro flashback. Figurati se non se lo dimentica. Sì. Ma quando ti chiedo se hai preparato il pranzo o vuoto totale? Starò attento, ma come sempre. Aspetta un attimo. Ti devo parlare di una cosa, qualcosa che vorrei darti. $20? Non esagerare. Diciamo che è un regalo da parte di tuo padre. È di sopra, sul mio letto. Prendilo mentre io finisco qui. Lo apriremo insieme. Ok, finisce esattamente dove avevamo finito. Cioè, inizia esattamente dove avevamo finito lo scorso flashback. Non penso ci sia altro da analizzare perché avevamo già fatto tutto la scorsa volta. Quindi se volete appunto recuperare le analisi di questi oggetti che troviamo in casa. Cosa dice Peter? Recuperatevi pure la scorsa volta. Lo scorso episodio. Non hai aspettato. Sai cos'è il tuo diritto di nascita? È parte di te come il nome. Prima che tuo padre se ne andasse. Ah, mamma. So che è assurdo, non mi hai mai creduto, ma qualcosa è cambiato. E ora più che mai devi fidarti di me. Ti aiuterà. Wow. Piano, cowboy. Erano di tuo padre. Credo che servissero a proteggere. Davvero wow. Ma saranno dei fermacarte. Tuttavia, se basteranno a farti capire chi sei, beh, faranno un ottimo lavoro. Proteggerci da cosa? Tuo padre non era solo di un altro pianeta, Peter. Era importante, così tanto da avere dei nemici. Era importante da avere dei nemici. Voglio sapere che cosa vuol dire importante. Assolutamente. Dillo che è un celestiale, dai. Era il re di un intero mondo chiamato Spartans. Molto lontano. Era un bravissimo leader. E da come ti occupi degli altri, Peter, so che diventerai come lui. Ma comandare è difficile. Tuo padre voleva proteggerci. Fino ad oggi ha funzionato. Ma è in arrivo qualcosa. Loro ci osservano. Mamma, se ti andava così tanto di giocare, bastava dirmelo. Spero di sbagliarmi. Seriamente. Ma in quanto figlio di un re su qualsiasi pianeta, sei destinato a essere preso di mira per tutta la tua vita. Sei coraggioso, ma devi essere astuto. Potresti trovarti nei guai. Facci uscire, Kubrick. Arrivo. Più.
Fico. Oh merda. No! Ah, ah. Quando arrivano a prenderlo? Gravager. Dobbiamo combattere. Nel flashback. Vai, 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 andiamo. Eccolo che corre finalmente anche nel flashback. Non posso saltare? Sarei saltato giù dal cornicione, però ha fatto tutto da solo. Ok, perfetto. Infatti non gli facciamo danno. È solamente una roba scriptata. Mamma! No, mamma! Mamma, basta! Mamma, no! No! Ti prego, no! E se questa è la storia, se questo è come è andato nei fumetti, devo dire che preferisco la controparte filmica come storia di origine, o meglio come avvenimento in questo caso del rapimento di Peter. Cioè anche come è morta la madre, preferisco quella. Abbiamo completato il capitolo 6, tra la roccia e il martello. Cosa ci fai qui? Siete stati fortunati. Per poco non vi ammazzavamo. Si dice ammazzavamo. Ed è quello che ha detto. Uffa, non fare il pediatra. Oh, merda. Vi avremmo ucciso tutti. Ma non tu, mister Paroloni. Lady L ti vuole dire. Sì, ma non troppo. La vostra missione è fallita, miserevolmente. Peter Quill, questi incompetenti sostengono che Lady Elbender li abbia ingaggiati per ucciderci. Ehi, non siamo scarsi. Siamo con una lega, ora. No, no, no. Non una lega. Una legione. Che differenza fa? Non lo so. Non mi importa, perché non siamo scarsi. Più uccisioni confermate da qui ad Alpha Centauri. L'hai detto che ci avrebbe inseguiti per tutta la galassia. Speravo che inviasse un mostro, non questi due. Vi avremmo azzammati. Ma tranquillo, non è mica finita. Hai sentito, Peter Quill? C'è ancora speranza. Sì, fantastico, Drax. Non staremo molto in questa trappola. Non noi. Ehi, avete fatto un errore, presto. Sono innocente. Molto presto. Cosmo, rimpiangerete di non essere morti. Cosmo! Accete! Ok, siamo intrappolati qui dentro. Parliamo a Gamora. Carino da parte tua farti vedere. Sarebbe stato ancora più carino se non mi avessi abbandonato lì. Ti sbagli. Prima siamo lì a divertirci e poi... Aspetta, mi hai usato come esca. Beh, ha funzionato. Pure troppo, visto che ora siamo tutti in prigione. Ognuno ha la sua prigione personale, Peter. Com'è profonda lei. Allora, possiamo fuggire magari con qualcosa in alto? Vediamo un po', eh. Comunque, penso che questo episodio possa finire qui. Abbiamo fatto questa boss fight, abbiamo superato il labirinto di cervella. Abbiamo comunque fatto un po' di roba. E dal prossimo episodio in poi potremmo fuggire probabilmente da questa prigione. Grazie a tutti per aver seguito questo video. Vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video. Mentre Garek e Rosson continuano a parlare tra di loro.